Allora, esistono delle caratteristiche tipiche che rappresentano al meglio la persona che soffre di dolore cronico. La persona che soffre di dolore cronico è costantemente arrabbiata perché non si fa una ragione del fatto che sia capitato proprio a lui. Quindi la domanda costante che ha in testa è: perché a me? Perché questo sta capitando a me? E non riuscendo a trovare risposta, continua a covare rabbia che viene incrementata anche dalle difficoltà che può avere, ad esempio, nel vestirsi, nel prepararsi la mattina, che comporta poi un rallentamento di tutto quello che può essere l'inizio di una giornata. Inoltre, una persona che soffre di dolore cronico spesso si sente incompreso e inadeguato. Quindi è costantemente alla ricerca di un suo posto nel mondo perché non riesce a uscire con gli amici, perché comunque gli amici non capiscono quello che ha e questo non fa altro che aumentare il suo senso di inadeguatezza e aumentare l'isolamento, quindi il rifiuto di una socialità. Infine, un'altra caratteristica molto molto frequente è quella di avere paura che un determinato movimento comporti o un dolore nuovo o un aumento del dolore che già c'è. Mi spiego meglio. Se una persona ha provato, che soffre di dolore cronico, ha provato ad esempio a fare le scale e ha visto che il dolore è aumentato in seguito al fare le scale, prenderà la decisione di non fare mai più le scale, perché altrimenti il dolore aumenta, senza tentare di riprovarci. Questo tipo di meccanismo comporta anche questo una frustrazione molto pesante che ci riconduce di nuovo alla rabbia. Quindi la persona è arrabbiata perché non riesce a muoversi e anche questo è un tratto caratteristico della persona che soffre di dolore cronico. Quindi riassumendo, le tre caratteristiche principali di una persona che soffre di dolore cronico sono una rabbia costante nei confronti del mondo in generale, perché non si riesce a capacitare del fatto del perché proprio lui o lei soffre di dolore cronico. Infine, un sentirsi incompreso e inadeguato nei confronti della società, il che comporta un isolamento sempre maggiore e una chiusura, e infine una paura costante del movimento che può portare di nuovo dolore e quindi comporta un evitamento di tutti quei movimenti che possono indurre ancora dolore.